Sono circa 30 i lavoratori dell'ex CIRSU, padri di famiglia e non solo, che stanno vivendo oramai da tempo settimane complicate perché gli strumenti di sostegno al reddito si stanno esaurendo. Alcuni hanno già visto terminare gli ammortizzatori sociali, altri li perderanno entro la prossima settimana. Una situazione su cui i sindacati sono nuovamente tornati a denunciare la drammatica situazione degli ex lavoratori. Dopo aver fatto un comunicato stampa un mese fa, dove nessuno ha risposto, abbiamo denunciato la situazione di questi 30 lavoratori che sono stati licenziati dalla CSA in quanto la curatela fallimentare aveva dato l'impianto a Deco. Questi lavoratori hanno finito oramai la NASPI e non hanno nessun ammortizzatore sociale. In questi mesi noi abbiamo cercato sia con la vecchia giunta regionale che con la nuova, sia col vecchio presidente della provincia che con quello nuovo, un'interlocuzione che purtroppo non c'è stata. Per cui torniamo a denunciare questa situazione di fatto e nei prossimi giorni insieme ai lavoratori vediamo quello che dobbiamo fare. A questo punto, più che il silenzio, l'impotenza delle istituzioni, perché è evidente che quando ci sono ricorsi e c'è di mezzo la magistratura non è semplice intervenire. Le istituzioni, secondo noi, se vogliono dare un segnale di attenzione a questa vertenza che è strategica, è grave per la problematica occupazionale, ma è strategica per gli interessi del territorio. Noi stiamo pagando l'immondizia molto di più perché dobbiamo conferirla molto lontano. Abbiamo un impianto, una discarica che è lì inutilizzata, che potrebbe consentire ai comuni teramani di spendere molto meno. Quindi è una vicenda grave sotto tutti i punti di vista, dove noi richiediamo l'attenzione dell'opinione pubblica, ma dalle istituzioni, chiaramente, alle istituzioni non chiediamo di intervenire con i magistrati, non sarebbe possibile, chiediamo di operare tra le parti che sono in contrapposizione per provare a fare una mediazione stragiudiziale. Questo potrebbe essere un ruolo che le istituzioni potrebbero svolgere. So che è difficilissimo, è l'unica cosa che secondo noi possono e devono fare.